Ciao a tutti e benvenuti all'Isola di Carta. Oggi volevo parlarvi di un'opera davvero eccezionale, una graphic novel che ho scoperto grazie a un mio carissimo amico che me l'ha segnalata e siccome l'ho recuperata, l'ho letta, mi è piaciuta tantissimo, volevo parlarne un po' insieme a voi. Allora, si tratta di un'opera del grande maestro Giuseppe Palumbo intitolata La sola cura. La sola cura, guardate. Questa è una storia davvero fantastica, una graphic novel, dicevo, fenomenale, sceneggiata appunto da Palumbo, disegnata da lui stesso. Ho avuto la fortuna e il privilegio di avere addirittura uno sketch del maestro, che è stato qui nella mia città a Fanta Macerata qualche settimana fa. E quindi andiamo a parlare di quest'opera, che narra la sorprendente vicenda umana di un certo Ludovico Nicola di Giura, realmente esistito, medico lucano, protagonista e testimone soprattutto della trasformazione della Cina nel passaggio da impero millenario a repubblica. In quest'opera si parla appunto delle vicende di questo medico e vengono raccontate dalla sua amata concubina cinese, che si chiama Fior d'Amore, ed è la voce narrante di tutta la storia, quello che in letteratura viene chiamato il cosiddetto narratore interno, e quindi vengono appunto raccontate attraverso gli occhi di Fior d'Amore soltanto quello che vede. Quindi c'è una visione, diciamo, soggettiva dei fatti raccontati, ma sarà lei a guidarci attraverso questo lungo viaggio che appunto di Giura affronterà a fianco del Duca d'Abruzzo. E questo, i due faranno appunto la circunnavigazione del pianeta sulla regia nave Cristoforo Colombo, fino ad arrivare appunto allo sbarco in Cina nel 1900 con un contingente italiano. Il medico Ludovico Nicola di Giura rimarrà in Cina per 30 anni al servizio della Marina italiana e qui diventerà un medico di spicco della capitale cinese. Curioso che tra i suoi pazienti ci sarà anche l'imperatore cinese, credo l'ultimo, Puyi, e poi sarà appunto, si innamorerà di questi posti meravigliosi, posti stregati davvero, tant'è che lui diventerà un conoscitore delle lingue e della cultura del paese asiatico. Lui sarà un letterato e esporterà questa conoscenza attraverso i suoi libri. Subito dopo la fine della guerra, quando in Italia nel 1943 sbarcano gli americani, e quindi ci sarà la liberazione, lui tornerà nella sua Lucania, dove sceglierà di vivere e dove concluderà i suoi giorni. È una storia molto poetica, fondamentalmente è una graphic novel basata su avventura, esotismo, mistero, e fondamentalmente si parla della grande storia cinese e dei suoi cambiamenti epocali. Ma c'è anche un riferimento a Capodimonte, quindi al ritmo antico della Lucania, e tutte queste vicende fanno da contorno appunto a una storia più grande, che è quella della cultura umana di questo grandissimo personaggio, il dottor Giura, che mi è rimasto molto, molto impresso e che è stato promotore di una trasmissione di una conoscenza con appunto la sua cultura e la sua voglia di sapere. Ecco, se c'è qualcosa che mi ha trasmesso quest'opera è questa, la personalità di questo personaggio, che appunto ha dentro di sé questa curiosità, ha avuto sempre dentro di sé questa curiosità di voler conoscere, di voler scoprire un mondo che è totalmente lontano da lui, quindi il mondo orientale, che è fondamentalmente molto lontano anche da noi occidentali, e che non è ammantato dalla superficialità che spesso e volentieri abbiamo noi occidentali, ma che appunto ha una profondità poetica anche nella conoscenza, che a me ha lasciato davvero senza fiato. Come mi ha lasciato senza fiato la sua tenerissima e tragica storia d'amore con Fior d'Amore, è una storia triste, però molto poetica, molto, molto romantica, poco in linea con quello che accade nei nostri giorni, quindi un concetto anche delle storie d'amore che sono praticamente oggi scomparse,
E quindi la somma, diciamo, di tutte queste vicende, quindi la storia, l'avventura, il mistero, l'amore, l'esotismo, hanno fatto sì che tutto insieme hanno creato un mosaico davvero eccezionale. Quindi io lo consiglio davvero, davvero a tutti, questa graphic novel, perché è un approfondimento sulla cultura e fa bene soprattutto all'anima. I disegni di Palumbo sono qualcosa di eccezionale, caratterizzati sempre da queste tonalità fredde, sembrano quasi degli acquerelli. Faccio vedere qualcosa, guardate questi paesaggi, sembrano davvero degli acquerelli. Ecco, sempre con queste tonalità appunto fredde, che aggiungono soprattutto pathos all'intensità appunto dei sentimenti e delle emozioni che proviamo noi durante la lettura di quest'opera. C'è una visione soprattutto dell'Oriente, quindi è come se l'autore ci facesse conoscere un po', guardate questa splash page tra l'altro, come se ci facesse conoscere un po' il mondo cinese, e lo fa con una ricchezza di dettagli, di particolari, l'autore, che sicuramente è molto lontano anche dall'idea che noi abbiamo della Cina e dei cinesi che incontriamo per esempio nelle nostre città e che incontriamo per esempio nelle nostre strade. Una cultura millenaria questa, che la salunga appunto sulla conoscenza in generale di tutto e di tutti, se è vero come è vero che la Cina dopo Roma, anzi prima di Roma, è rimasta il più grande impero a tutt'oggi ancora esistente, no? Quindi ancora più dell'impero romano. Quindi una graphic novel davvero fantastica, che vi concilierà con la letteratura, con il mondo, con la storia, con voi stessi, perché farà riscoprire appunto dei valori che sono ormai purtroppo nel nostro mondo ormai già sepolti e dimenticati. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato, ripeto ancora una volta, acquistate La sola cura, graphic novel fantastica di Giuseppe Palumbo, io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi saluto dall'Isola di Carta, ciao a tutti e ciao da Massimo.